In questa serie di lavori abbiamo sviluppato io e un collega che si chiama Giovanni Modanese, che è un fisico matematico dell'Università di Bolzano. Abbiamo sviluppato la teoria inizialmente impostata da Giuliano Preparata in una forma, diciamo, più accessibile dal punto di vista del formalismo teorico rispetto a quella utilizzata da Giuliano, che aveva utilizzato l'integrale funzionale, che è uno strumento molto raffinato e che però è anche un po' poco accessibile, diciamo, ai non esperti di teoria di campo. Quindi abbiamo riaffrontato il problema utilizzando il formalismo della quantizzazione canonica, che è più conosciuto rispetto a quello dell'integrale funzionale, e facendo riformulando la teoria in questo modo abbiamo ottenuto gli stessi risultati. Questo è confortante perché indica che effettivamente questo meccanismo è previsto dall'elettrodinamica quantistica e che quindi se non dovesse esserci, mettiamola così, se non dovesse esserci un meccanismo di coerenza come quello descritto da noi, bisognerebbe capire perché non c'è. Perché la teoria fallirebbe. Diciamo che è un teorema che deriva dalle basi dell'elettrodinamica quantistica. Quindi l'esistenza di questi stati coerenti all'interno della materia è una necessità. Ora, in questa figura, che non so se riuscite a vedere bene, ho cercato di rappresentare qual è la base visiva. Dal punto di vista proprio visivo, di come pensiamo che sia strutturato la distribuzione degli stati coerenti, di questi stati collettivi di protoni, perché stiamo parlando, per chi non lo sapesse, di metalli caricati altamente caricati con idrogeno oppure con deuterio, e sottoposti a determinate eccitazioni. Questi metalli altamente caricati con idrogeno o deuterio producono delle reazioni che in certi casi si manifestano come una produzione di enorme quantità di calore, che non è descrivibile attraverso dei meccanismi chimici, e quindi nelle prime osservazioni è stato dedotto che non poteva essere altro che un processo di carattere nucleare. All'epoca non si capiva nulla di cosa fosse questa cosa. Stiamo parlando degli anni 1989 e successivi, e poi piano piano si è cominciato a capire che appunto c'erano questi processi che inizialmente non erano stati minimamente presi in considerazione, e cioè processi collettivi in cui non è una singola particella che interagisce con un'altra, cosa che era il mantra della fisica nucleare, sempre stato il mantra della fisica nucleare convenzionale, ma che invece avvenivano nei processi in cui una miriade di particelle che si comportano allo stesso modo, cioè che appartengono allo stesso stato coerente, interagisce con un'altra miriade di particelle in forma di onde. E questo processo, che si chiama interazione coerente, produce dei risultati che possono essere diversi, profondamente diversi da quelli che si ottengono andando a considerare interazioni una particella alla volta. Quindi, in questi lavori noi abbiamo dimostrato rigorosamente l'esistenza di questi stati coerenti, cioè questi agglomerati di protoni che sono immersi in questo metallo, per esempio nichel, può essere nichel, o palladio, con il caso del deuterio, ma ci sono anche altri metalli. Per esempio Francesco Celani utilizza la costantana, che è una lega e che ha delle proprietà particolari, particolarmente vantaggiose dal punto di vista del caricamento, del costo, e poi probabilmente ci dirà lui. E all'interno di questo metallo, appunto, si formano questi stati collettivi della dimensione di circa 10 micron di diametro, che
che oscillano coerentemente si comportano come degli unici, degli oggetti unici, cioè è una proprietà emergente, invece di essere un insieme di particelle, diventa un unico oggetto, un'onda di materia, e questa onda di materia può interagire se viene eccitata, perché se non viene eccitata sta lì, oscilla sullo suo stato fondamentale e quindi non produce nessun processo di nessuna reazione, quindi deve essere eccitato in questo stato coerente, però coerentemente, quindi un certo tecnica, bisogna trovare il modo giusto per eccitarlo. E nei lavori che io ho fatto in questi ultimi due anni, queste nuvole di protoni, questi stati coerenti di protoni, interagiscono coerentemente con l'equivalente degli stato coerente di elettroni, perché anche gli elettroni formano degli stati coerenti all'interno di questi metalli, e questa interazione, se questi stati coerenti vengono eccitati correttamente, possono indurre una reazione debole che si chiama cattura elettronica, che nel vuoto è vietata, a meno che non si dia un'energia cinetica sufficiente per raggiungere la massa del neutrone. Ma in questi stati di coerenza, se vengono eccitati a sufficienza, si possono produrre dei neutroni. Quindi, eccitando, per esempio acusticamente, cioè con delle vibrazioni, facendo eccitazioni vibrazionali di questi stati coerenti, si può raggiungere la soglia di produzione di neutrone attraverso un meccanismo ben noto nel modello standard, che si chiama appunto cattura elettronica. Quindi il processo sarebbe quello di, attraverso l'interazione protone-elettrone, produrre un neutrone o n neutroni e dei neutrini elettronici, perché questo processo, questo, essendo un decadimento debole, c'è sempre la trasformazione di un elettrone in neutrino. Quindi il prodotto sarebbe neutrone più neutrino. Ovviamente il neutrino non è visibile, perché ha una sezione d'urto praticamente non rilevabile, attraversano la Terra facilmente. Quello che invece ci interessa è questa presenza del neutrone. Questi neutroni vengono prodotti quasi fermi, perché questa eccitazione, a meno che non si diano delle eccitazioni particolari da fornire delle vibrazioni molto violente, da far sì che il neutrone prodotto abbia un'energia cinetica, se invece la vibrazione è gentile, l'energia cinetica del neutrone prodotto è quasi nulla, perché esso viene prodotto appena sopra soglia, quindi appena la sopra soglia di produzione, quindi la sua energia cinetica è nulla, quasi nulla, e quindi abbiamo a disposizione, vengono prodotti questi neutroni quasi fermi all'interno del reticolo cristallino, che essendo quasi fermo hanno una sezione d'urto che è altissima, una sezione d'urto di interazione con i nuclei del reticolo dove vengono prodotti, e quindi vengono assorbiti immediatamente o dai protoni presenti e quindi a formare deuterio, oppure dagli altri nuclei del reticolo, per esempio nichel o titanio o le leghe o i nuclei della lega, e formano degli stati legati, cioè il neutrone viene catturato dal nucleo e si crea quindi un eccesso di energia, che è la binding energy del nucleone, e che diventa a disposizione per o la produzione di calore attraverso un meccanismo dissipazione dello stato coerente sugli stati termici, oppure in altri casi questa energia può essere convertita direttamente in lavoro, per esempio in certi casi in cui si verificano delle scariche elettriche impulsate. Questa energia può essere resa disponibile come impulso elettrico e quindi
invece di produrre calore si può produrre un lavoro di carattere elettrico, quindi andare a caricare direttamente il condensatore, per esempio. La cosa interessante è che questo meccanismo in ogni caso produce delle trasmutazioni, cioè vengono creati degli elementi nuovi o degli isotopi, perché un neutrone viene catturato per esempio da un nucleo di titanio, si sta usando il titanio, quindi vengono creati degli isotopi con massa superiore, oppure delle trasmutazioni su nuovi elementi. Quando si arriva a un punto in cui l'isotopo prodotto diventa instabile, poi esso può decadere beta più o beta meno e produrre degli elementi che sono vicini nella tavola periodica al metallo che si sta considerando. Ecco, ho cercato di dare un excursus, mi rendo conto che è una classe di fenomeni piuttosto complessa da descrivere. Ho cercato di dare una visione panoramica di quello che noi riteniamo essere la spiegazione del processo, almeno una parte, perché non è detto che la produzione di neutroni, anzi probabilmente non è così, la produzione di neutroni non è l'unico meccanismo associato all'ELEMR. Pensiamo che ci siano altri meccanismi che ancora non sono stati, almeno da noi, esplorati, sempre basati sulla coerenza, che deve essere, che è un elemento secondo noi imprescindibile, ma è possibile che ci siano altri meccanismi. Infatti sono stati per esempio osservate delle fissioni, anche Ubaldo mi sembra che abbia osservato delle fissioni, e quindi sicuramente ci sono dei meccanismi anche di carattere diverso, cioè più complesso rispetto alla produzione di un singolo neutrone, ma in questo momento noi non siamo in grado di dare un'interpretazione a questo tipo di fenomeni. Quindi diciamo che abbiamo visto una classe dei fenomeni dell'ELEMR. Questo è uno dei risultati di uno di questi lavori che abbiamo fatto, e rappresenta uno studio degli autovalori, cioè dei livelli energetici legati di protoni che oscillano nelle loro posizioni di equilibrio. E abbiamo visto che gli stati legati di questi protoni che oscillano hanno un certo numero di livelli energetici equispaziali, quasi perfettamente equispaziali, in maniera molto simile a quella di un oscillatore armonico ideale. L'oscillatore armonico ideale ha un numero infinito di livelli, tutti equispaziati. Questo non è un oscillatore armonico ideale, cioè un protone, perché è in una buca di potenziale finita. Quindi il protone avrà degli stati energetici, dei livelli energetici molto simili a quelli di un oscillatore armonico ideale fino al punto di energia zero. Dopodiché, quando l'energia diventa positiva, l'energia cresce quadraticamente con il numero d'onda, e quindi si comporta in maniera molto simile a quello di una particella libera. In realtà, se uno va a vedere il dettaglio, questo è uno dei risultati del nostro lavoro, se va a vedere il dettaglio degli stati liberi, cioè l'energia positiva, si accorge che c'è un comportamento simile a quello delle bande di conduzione degli elettroni. Però a noi siamo interessati invece agli stati legati, perché sono quelli che fanno sì che i protoni siano all'interno che stiano nei loro siti all'interno del cristallo. Quindi gli stati legati che contano sono questi. E questo sembrerebbe qualcosa di scorrelato da quello che io ho detto, ma in realtà questo era il pezzo mancante per il calcolo finale. Dove sta? Scusate. Ah sì, per il calcolo finale dell'energia
associata a questi stati coerenti. Perché questi stati coerenti sono stabili? Perché sono privilegiati rispetto alle particelle che si diffondono normalmente? Perché andando tutti assieme, cioè diventando coerenti, questi protoni acquisiscono un gap di energia, cioè si abbassa l'energia per particella e questo è il valore che abbiamo calcolato grazie a questo lavoro che abbiamo fatto, di 0,37 electron volt, che è un valore enorme se confrontato con l'energia associata alla temperatura ambiente. 25 elettron volt a temperatura ambiente. Qui siamo a 0,37 elettron volt, quindi stiamo parlando, se un elettron volt sono 11.000 gradi. Quindi a temperatura ambiente questi stati sono estremamente stabili e quindi privilegiati rispetto a quelli non coerenti, ed è per questo che spontaneamente i protoni al di sopra di una soglia di densità, cioè quindi ce ne può essere tanti di protoni, scatta questo meccanismo di coerenza, l'energia si abbassa e questi stati coerenti diventano stabili. C'è un calore latente che viene sparato fuori per abbassare l'energia, ma questi stati diventano stabili e possono anche essere eccitati senza essere distrutti, perché appunto abbiamo questo gap che li protegge, 0,37 elettron volt. Quindi loro stanno lì e se non gli fai nulla stanno lì, oscillano coerentemente, ma non hanno nessun effetto, stanno lì e oscillano, creano solo stabilità nel reticolo. Se si trova un modo per eccitarli vibrazionalmente, e questo può essere fatto con un laser, con un'eccitazione acustica, con degli impulsi elettrici, a quel punto questi stati vibrano al di fuori dal loro stato fondamentale, quindi acquisiscono un po' di energia coerente, e quindi se uno va a fare il calcolo dell'ampiezza di probabilità, cioè della sezione d'urto di produzione di neutrone, scopre che l'energia dello stato coerente diventa superiore, eccitazione dello stato coerente diventa superiore al difetto di massa del neutrone, che è di 786, poco meno di un metro. Siccome questi stati coerenti di protoni sono composti da qualcosa come 10 alla 13 protoni, anche una vibrazione del singolo protone di 10 alla meno 7 electron volt porta a energie che sono dell'ordine ben superiore al metro. Quindi una piccolissima variazione comporta la variazione di energia dello stato coerente superiore al metro, se l'eccitazione è abbastanza, che comunque deve essere piccola, ma essendo elevato il numero di protoni, l'energia del quanto coerente che produce, che può produrre il neutrone, è sufficiente per superare il difetto di massa del neutrone stesso. E quindi si apre il canale di produzione neutronica spontanea nel momento in cui questi stati eccitati vengono eccitati a sufficienza. Questo meccanismo è assolutamente impossibile se non si prende in considerazione il fatto che l'energia dello stato coerente è la somma delle energie dei singoli componenti di quello stato. Se si fa invece il calcolo dell'interazione incoerente, l'unica possibilità di ottenere energia a quei livelli è quella di avere un protone con un MeV, dell'ordine di un MeV, per la produzione del neutrone, e quindi un protone energetico, cosa che non c'è nella materia. Quindi questo qui è un po' la filosofia su quale si basa il nostro calcolo. Quindi a seguito di tutti questi calcoli, questi sono i calcoli sul rate di produzione di neutroni, quindi di potenziale deuterio,
perché noi supponiamo che almeno metà di questi neutroni prodotti vada poi a produrre deuterio interagendo nuclearmente con i protoni presenti nell'articolo stesso. E quindi nel momento in cui si eccita, nel nostro caso, che poi vedremo sperimentalmente, un sistema titanio idrogeno eccitato in maniera opportuna, noi abbiamo misurato un eccesso di deuterio causato, a secondo noi, dal fatto che vengono prodotti dei neutroni che vanno a produrre a loro volta il deuterio. Adesso non mi addentro troppo in questi numeri. La cosa interessante da dire è che per un grammo di metallo che fosse eccitato con 37 watt di potenza completamente coerente, perché non tutta la potenza che si dà, anzi una piccolissima frazione probabilmente dell'energia che viene fornita di eccitazione può andare a essere coerente, ma qua stiamo supponendo, questo è un calcolo ipotetico, se fosse possibile produrre 37 watt di potenza coerente su un grammo di metallo, avremmo una produzione di 13 alla 14 neutroni al secondo. Supponendo quindi una potenza inferiore coerente, comunque potremmo avere dei numeri che sono interessanti. Adesso finisco parlando invece del lavoro, che questo invece è un lavoro sperimentale che è stato sottomesso a simmetri. Ci hanno già risposto qualche giorno fa e ci hanno sostanzialmente accettato il lavoro, e questo è un bel colpo perché appunto facciamo vedere che produciamo deuterio a partire da eccitazioni di polveri di titanio caricato con idrogeno normale sottoposti a cicli termici molto veloci e quindi con flussi di degasaggio molto, molto violenti, noi rileviamo un eccesso di deuterio. Questo è l'apparato, ovviamente non vedete assolutamente nulla, anche questo ve lo risparmio perché non vedete nulla, comunque qua c'è la descrizione della cella che contiene un campione di titanio di TiH2, cioè titanio caricato con idrogeno con X uguale a 2, cioè 2 protoni per ogni atomo di titanio, quindi molto caricato, molto al massimo livello possibile. E c'è un sistema di coibentazione, quindi una camera a vuoto, questo permette di riscaldare il materiale molto velocemente, essendo termicamente molto ben isolato, e quindi con pochi watt si raggiungono centinaia di gradi, pochi secondi. Questo è l'impianto da vuoto, c'è uno spettrometro di massa in linea che serve appunto per andare a vedere qual è la concentrazione di deuterio, che varia, che noi constatiamo crescere di centinaia di volte rispetto al valore naturale. Questo è uno schema che mostra l'aumento di temperatura, qua non lo vedete, ma qua siamo a 1100 gradi, qua alla fine dell'esperimento la cella fonde, e partiamo praticamente a temperatura ambiente, questi sono Kelvin. Nell'arco di 20 minuti andiamo da 300 Kelvin a 900 Kelvin, 900 qualcosa Kelvin, quindi molto veloce. E infatti si vede, andando a vedere le curve di pressione, andando a vedere le curve di pressione, puoi anche spegnerti, andando a vedere le curve di pressione si vede che non conviene che poi lui lascia acceso, anzi ricordagli che deve stare acceso, che sennò si spegne comunque. Come lo riaccendiamo? No, prima che di paura che non lo so. Okay, andiamo avanti. Adesso anche qua purtroppo non riuscite a vederlo, ma sono lo spettro di massa in linea durante la reazione e dopo che è stata
fusa la cella e quindi è rientrata l'aria, e da qui si può vedere che alcuni picchi vengono, si riducono, quelli corrispondenti al deuterio, e altri si alzano, come per esempio l'anidride carbonica e le cose tipiche che ci sono nell'aria. Ahimè, non posso descrivere questa slide, vi dico semplicemente che qui si vede che i picchi dell'acqua, degli isotopi dell'acqua, perché l'acqua non ha un unico picco di massa, ma ha picchi che vanno dal 18 al 22. No. Cercavo gli occhiali e non ho neanche io così. E sì, quindi la struttura dell'acqua è un po' complicata, e ci sono alcuni contributi che sono dovuti al deuterio e sono quelli che durante l'esperimento vengono amplificati di molto e poi si riabbassano quando avviene la fusione della cella. E qua ci sono, in questo qua ci sono invece i rapporti tra il valore naturale e quello misurato durante l'esperimento. Per esempio vediamo un picco associato all'HD, HDO16, cioè 16 è l'isotopo dell'ossigeno, HDO16 è 87 volte il valore atteso in aria, cioè nell'acqua normale, e invece l'HD18, l'ossigeno, che ha massa 21, 233 volte. Quindi sono segnali abbastanza significativi. HD sta per idrogeno deuterio. Idrogeno deuterio. E quando dicevi picchi 18-22, che unità di misura è? Cosa di massa? Un'unità di massa M su Z, cioè nello spettrometria di massa. Ossigeno 16 e ossigeno 18. 16 18. È ossigeno. Acqua è 18 perché è ossigeno più 2 idrogeni e così via. Quindi HDO16 vorrebbe dire 16 più 3, quindi 19. E 22 sarebbe quindi? E 22 sarebbe D2-18O, ma io non l'ho rilevato. Due molecole di deuterio e un isotopo dell'ossigeno 18. Ma ce n'è una quantità minima, infatti. Ma non l'ho rilevato. Il deuterio sarebbe l'acqua pesante che fabbricavano i tedeschi in Norvegia, giusto? Sì. Il deuterio è la parte idrogeno, cioè sarebbe l'equivalente dell'idrogeno nell'acqua pesante. Certo. Cioè l'acqua pesante è D2O oppure HDO. Sì, D2O. La vera acqua pesante è D2O. In realtà c'è un sacco di HDO anche, perché... Certo. Ok, quindi questo è il risultato, uno dei risultati importanti di questo lavoro. Questo è un grafico che forse non è il caso che vi descriva, ma che risolve il problema cosiddetto dell'H3+, che è un fattore contaminante o che introduce un segnale spurio nella spettrometria di massa. Ma abbiamo trovato un modo di fattorizzarlo e quindi trovare il valore vero del contributo dell'idrogeno togliendo di mezzo il contributo di questo termine che disturba, che modifica l'altezza del segnale. E infine questo è il fit lineare di questo grafico, che indica che anche qui nel caso dell'esperimento c'è un eccesso di idrogeno. E questo viene fatto non sull'acqua, ma direttamente sull'idrogeno, cioè a massa 3, 2 e 4. E quindi quello presenta il problema dell'H3+. E appunto questo è il fit lineare che risolve quel problema, e anche da qui si vede che l'esperimento rispetto al reference, perché tutti gli esperimenti sono fatti ripetuti con una reference, cioè con una tank di idrogeno, con una bottiglia di, come si dice, una bombola di idrogeno normale, quindi H2 commerciale, quindi non additivato di deuterio, e quindi quello noi lo prendiamo come reference
e quindi possiamo vedere la differenza. Facendo la misura esattamente nelle stesse condizioni, vediamo che con reference abbiamo un valore che è molto più basso che nel caso dell'esperimento. Infine, questo qui rappresenta la massa uguale a 3 e la massa uguale a 4. Questo corrisponderebbe alla molecola HD, cioè senza l'ossigeno adesso, HD, che è l'equivalente dell'H2, però come un deuterio, e questo invece col D2, massa uguale a 4. E adesso non descrivo i dettagli della teoria, ma ci si attende che questi punti, al variare della pressione della misura, siano più o meno costanti e che vadano a un valore diverso da zero. E questo è vero in tutti gli errori sperimentali. Mentre nel caso del deuterio D2 ci si aspetta che questa quantità sia lineare con la pressione, e in effetti quello che si vede è lineare con la pressione. Ancora una volta i punti blu invece rappresentano il reference, da cui si vede che il reference ha un valore nettamente inferiore rispetto a quello dell'esperimento. Bene, quindi questo vi ho raccontato l'essenza del lavoro che stiamo per pubblicare su Symmetry. Ci hanno chiesto soltanto delle major revisions, che vuol dire metti questo pezzo di qua, porci all'introduzione, eccetera. Quindi, salvo sconvolgimenti, ci aspettiamo che venga pubblicato. Insomma, ce l'avrebbero detto. Symmetry, scusa, che cos'è Symmetry? Symmetry è una rivista peer reviewed open source con referaggio da parte di altri esperti. Ma italiano o straniero? No, internazionale. Ah, ma dove ha la sede? In Singapore, credo. MDP, dove si trova? Comunque è un editore internazionale, MDP mi sembra che si chiama. E comunque è una rivista open source, quindi è disponibile quando verrà pubblicata. Anche gli altri sono pubblicati. In inglese la scrivete in inglese? Sì, sì, è tutto scritto in inglese. Anche gli altri lavori che ho mostrato prima sono tutti pubblicati e sono anche open source e si trovano online, basta cercarli, si trovano. È tutto scritto in inglese, però per forza. Quindi questo lavoro che ho appena descritto ci aspettiamo con un altissimo grado di confidenza che venga pubblicato ormai. E come dicevo prima, secondo noi è una cosa importante perché si sta cominciando a entrare nelle riviste peer reviewed con dei lavori sperimentali che dichiarano l'esistenza di questi fenomeni. Quindi credo che questo sia un passaggio che è avvenuto un pochino in sordina, ma che sta avvenendo. Beh, un altro modo per dirlo è il fatto che anche in comunità europea è stato finanziato un progetto che adesso è stato concluso, partecipato anche tu, che però anche tu hai partecipato. Questo dimostra che questa nuova, chiamiamola scoperta, è stata accettata a livello generale, anche se facendo fischiettando un pochino. Scusate, sbaglio. Invece a livello energetico, questi esperimenti che avete fatto, non avete misurato? Sì. Sì, abbiamo misurato l'energia, il calore. Sì, il calore. Dice 106 watt, non so, in realtà. Sì, quello è nel caso di un'eccitazione coerente di 37 watt. Quindi è 106 watt. Sì, ma noi non abbiamo eccitato con 36 watt coerente. Magari fossimo capaci di fare questo, avremmo fatto bingo. Perché questo processo di produzione di deuterio. Sì, è un limite teorico, esatto, puramente teorico quel valore di eccesso. Sì. Cioè, se noi fossimo capaci di fare un'eccitazione di quel genere, ma degli stati coerenti, non degli stati vibrazionali qualsiasi, proprio tutto concentrato su quegli stati coerenti vibrazionali, a quel punto otterremmo, ma non useremmo a quel punto la produzione di deuterio che ha una Q di 2.2 MeV per fusione, ma useremo, non so, l'elio che ne ha 24 24 per esempio, oppure anche altri. Però per l'elio
altro mondo, ciò verde. Sì, perché il radio non si può fare con i neutroni, questo è dato 4 probabilmente. No. Perché quello è un altro tipo di reazione, deuterio e deuterio è una cosa diversa. Infatti per quello che dicevo prima, che quello che abbiamo fatto noi non copre tutte le possibili reazioni di Rendler, ma soltanto una classe, che però riteniamo che il processo sì, adesso lo so, più se no ci hai tagliato moderatore sì, sì, tanti. Comunque siamo alla fine, siamo alla fine. Riaccendi il coso. Ah sì. Sì, un minuto ho finito. Per portarci avanti. Sì, scusate. Stavo dicendo che appunto se non è il modo migliore per fare l'energia di calore, questo. È un buon modo per vederlo, perché il deuterio sfugge facilmente dal metallo. E quindi e può essere rivelato con uno spettrometro di massa abbastanza facilmente, non troppo facilmente, ma abbastanza facilmente, e quindi è un buon modo. 722. Ma l'ultima cosa che vi dico è quali sono i prossimi passi. Uno è sempre, come sempre, un lavoro di carattere teorico. Vogliamo estendere il calcolo degli stati coerenti agli elettroni, perché manca. Dal nostro punto di vista, Giuliano preparata nel suo libro l'ha fatto, ma noi vogliamo rifarlo nel formalismo della quantizzazione canonica, che è più accessibile e comprensibile da maggioranza dei fisici. Fare il calcolo degli stati coerenti elettronici e la termodinamica degli stati coerenti, che è la cosa importante che manca, perché la termodinamica rappresenta la possibilità da parte di questi stati coerenti di dissipare il calore, cioè di trasportare la loro energia prodotta in stati termici, perché gli stati termici sono incoerenti. Dal punto di vista sperimentale, ultima cosa, prosecuzione degli studi di trasmutazioni su nuovi elementi con l'obiettivo di inertizzare la radioattività delle scorie radioattive. L'esperimento che ho mostrato un attimo fa è un esperimento di trasmutazione, perché ho trasmutato l'idrogeno in deuterio, che vabbè, è un isotopo, ma è sempre una trasmutazione. E ultima cosa, ripresa, questa invece è una nuova, è una new entry, diciamo, ripresa degli studi interrotti in pile di Lazio nel 2002 sulla generazione diretta di energia elettrica dall'EMRA, riguardante le scariche elettriche. Quello che fa, per intenderci, George Eglin. Basta, con questo concludo e...